Ma questo okay. È un altro posto di blocco, non hanno ancora imparato. Boom, boom, boom! È cattivissima quest'auto. Ma dove è finita? È volata. È volata. Ok. Oh! Ti vede? Fede. Vogliamo. Ecco qua che deve esagerare. E ci vede l'elicottero, ovviamente. Ciao, elicottero. Io sono Ferenichi. E sono Stefan, che sono Jack Man GTA 5. E benvenuti in un nuovissimo episodio di GTA 5 in cui dovremmo scappare dal cinema con ben 5 stelline di polizia. Esattamente. Allora, abbiamo pensato che potrebbe essere carino fare questa tipologia di video, ovvero arrivare a 5 stelle di polizia in un determinato luogo, cercare di scappare, cambiare veicolo e dopodiché seminare le 5 stelle di polizia. Quindi è una vera e propria fuga da ogni luogo. Che film puoi vedere, Ferre? Scegli un pochettino. Non abbiamo... lo so, non ci sono bei film in questo periodo. Lo so, boh, vero? Sono un po' brutti. No, non sì, ti interessa sì. Nessuno. Preferirei distruggere il cinema, capito? Quello è molto più bello. Ho capito. Un mistero anche al cinema ci sta. No, Fede. Anche se non lo puoi distruggere, però. Ma capito. Poi, soprattutto, siamo. Così. Una solo. Prendila da lontano, vai, Fede. Vado. A distanza. Quasi il negozio. Quasi un altro negozio. È difficile, Steph. Non si vede niente con sto buio. Ce la fai, stai fermo, adesso? Sì. Ok. Arra, l'altra. Anche l'altra. Perfetto. Vai. Questa a destra. Ok. Perfetto. Adesso l'elicottero. Siamo a 3 stelle, Fere. Mi raccomando, lo vedi quell'elicottero? Ok, preso. Vabbè, Fere, io non l'avevo ancora neanche visto. L'avevo solo nella mia mappa. Io lo stavo tenendo d'occhio perché lo vedevo arrivare dalla mappa. Quindi sapevo benissimo dov'è. Okay, bello, perfetto. Così. 4 Nota. Stelle, perfetto. Okay, 5 stelle? Sì, okay. Sì, fatte. Dobbiamo... Quindi qual è il piano adesso, Steph? Siamo dobbiamo obbligati a rientrare cinema. Qui per regolamento, dato che abbiamo scappato dal cinema. Dobbiamo dopodiché cinema. Dobbiamo trovare un luogo buono dove fare un cambio veicolo che dovrai chiamare tu. Ok, ti consiglio la vigilante, secondo me è molto buona. Sì. Dobbiamo fare appunto il cambio veicolo e dopodiché cercare di seminare la polizia. Chiama la vigilante, Io non penso che il meccanico me la porti qui no, sotto. No, infatti Steph. Voglio vedere dove c'è la porta. Però nel mentre qui siamo al sicuro. Vedi che la polizia ci mette un po' ad arrivare qui. Sì. Oh, mi sto incastrando però. Ci sei, Steph? È l'isolato a fianco, verso la sinistra. Verso qui? No. Sì, giusto, ok. Mi sto confondendo perché sto cercando di vedere la polizia. Lì. Quindi, allora ti spiego. Eccola infatti. Io non volevo stare in campo aperto, però vabbè, ci dobbiamo arrangiare. Cioè, bisogna buttare giù gli elicotteri però. Sì, però stai un attimo calma, fammi prima mettere meglio. Ok, tu inizia a buttare giù gli elicotteri se puoi. Troppo in alto, devi andare indietro, troppo in alto. Ok, Fede, dietro di noi la SWAT. Ok. La vedi? Due macchine. Fammele esplodere entrambe. Vai. Ok, perfetto. L'altro elicottero. Adesso gli elicotteri. Troppo in alto. Sì, Fede, vabbè, gli elicotteri sono tipo 10. Oh cavolo, come 10? Come facciamo? No, vai avanti che devo prendere questo, mi sta dando fastidio. Dai. Ok. Porca miseria, bravissima. Ok, perfetto. Dobbiamo farlo adesso il cambio, Okay. Quest'altra qui. Ok. Andiamo? Non ce la faremo mai. Dietro di noi. Ok. Ok, pronta? Vado. Andiamo. Vai, veloce. Veloce. Corri. Ok. E corri, accidenti a te. Fede. Dai, veloci. Sali. Vai. Oh mamma mia. Ok. Fanno malissimo sparando. Ok, okay. Quindi adesso dobbiamo trovare un posto per cercare di levarci queste stelline. No, Fede, dobbiamo correre. Non possiamo nasconderci. Dobbiamo proprio seminarli sulla velocità. E ma questa come? È la nostra sfida. No, è impossibile. Beh, guarda, secondo me la parte più difficile l'abbiamo appena fatta. No, però secondo me è il questa. Cambio veicolo, secondo me è questa me. La parte più difficile. Non il cambio veicolo nah. Perché c'è cioè, ok che siamo molto più veloci, ma abbiamo gli elicotteri che ci inseguono. Sì, quindi... Fede, ma abbiamo un turbo. Guarda, vedi che li stavo già seminando. Ma dai, no, non ci credo. Che è così semplice. Aspetta. Nascondiamo. No, mi hai detto che non ci dobbiamo nascondere. Quindi possiamo solo passare. Ok, allora vado qui. Esatto. Poi alla destra. Ci hanno visto. Cavolo. No, dai, è troppo semplice se ti nascondi. Secondo su. Me finché stiamo in città è difficile. Ed evitare di prendere gli altri, Steph. Perché così non facciamo rumore, no? Aspetta che non ci hanno ancora visto. Dai. Di qui. Ok. Bravo Steph. Perfetto. Ok, non ci stanno vedendo, Non ci stanno vedendo. Fere, ne ho uno di fronte, non so dove andare. Fere. Gira, non lo so, gira dall'altra parte. Dove vado il cantiere, dove vado? Non lo so, trova un posto, perché se ti vede qua. No, però non ti incastrati, No, Fere, finché siamo in città non ce la faccio. Guarda il posto di blocco. Vabbè, povero poliziotto però che era lì in mezzo, vedi? Vai. Bellissimo. Ok, tanto per ora il nostro obiettivo è uscire dalla città con Sonny. Esatto. Finché siamo in città, secondo me, no, o ti nascondi o non scappi. Sembra esatto che sbuchino nelle strade anche se prima non c'erano, quindi è davvero difficile. Sì, guarda. Buongiorno, SWAT, come state? Ma questo è un altro posto di blocco, non hanno ancora imparato. Boom, boom, boom!
È cattivissima quest'auto. Ma dove è finita? È volata. È volata. Ok. Oh! Cioè, aspetta, io pensavo l'avessi sbalzata, quindi ho girato la telecamera per guardare alle mie spalle e me la vedo piovere dal cielo. No, vabbè. Fede, ma hanno sbagliato qualcosa? Non no. Era così prima. Non so che dirti, Stefano, cioè, non so che dirti. Hanno messo tipo un cheat che sbatto no, di più. No, non è un cheat, ovviamente. No, non ma lo dico, so. L'ha messo la Rockstar. Secondo me l'hai presa talmente bene che si riuscita. Guarda, guarda. Vai. Ma vabbè. È volato il poliziotto. Vabbè, certo che è volato il poliziotto. Buongiorno, SWAT. Arrivederci. Ok. Vabbè, ma vedi? Guarda questo talmente. Posto di blocco. Boo! Ma poveri, mi fanno pure pena, guarda, anche se stiamo scappando. Ci siamo incastrati? Basta usare un tu. No, Steph, non in acqua! Steph, non in acqua! E non ho il controllo! Fere? Chiama la tua. Fere? Chiama la tua e fai qualcosa di utile, ma adesso vai. Ci sparano. Chiama la tua! Stai fisso sott'acqua, così ti fanno meno danno. Fere, non ti arrabbiare con me, ce la possiamo ancora fare. Non mi sta più parlando con Solini. Esatto. È arrabbiatissima. Esatto. Allora, torna a galla. Io non galla. So andare sott'acqua. Ok, sono riuscito a chiamarlo. Adesso vediamo devo... Vediamo se prendo l'elicottero, ok? Lo butto giù. Dimmi di sì. Sì. Ok. Brava Fere. Allora, datemi un'arma decente. Ok. Vedo la vigilante, Fere. Non fa stare vivi, non fa. Ce la faccio. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Di pochissimo. Sono morto. C'è un fallimento, eh. Sono morto. C'è un fallimento. Siamo tornati a 5 stelle per darci una difficoltà aggiuntiva. L'abbiamo fatto rimanendo sopra la vigilante. In modo tale da certo, renderlo difficoltà un po' aggiuntiva più difficile. Per giustificare il tuo fallimento, esatto, vero Steph? Esattamente. Sei una persona terribile. Non fa mai scappare dai posti. Eravamo incastrati. Ho premuto e siamo volati in acqua. Ma non devi volare verso l'acqua. Dovevi volare verso la strada. Ti aspettavi che sarebbe volata fino all'acqua, Fede? Sì, perché il turbo è potente, Steph. Vabbè, tu non te ne rendi mai conto della potenza. Comunque la vigilante è l'auto più bella del mondo. Io Steph, ti prego, ok? Vai dritto verso gli accidenti di strada e cerca di toglierti queste 5 stelline. Guarda l'elicottero, guarda. Boh! Cioè, okay. Riesci a prenderli pure in alto, strabello. Vabbè, ciao belli, è ora di scappare, esatto, qua adesso si fa finalmente. Sul serio. Steph non scherza più con niente e nessuno. Non riuscivo più a parlare. L'ho notato, per dire. Ciao! In quei momenti chiudi la bocca e basta. Non c'è bisogno di far versi, Steph. Non c'è bisogno. Beh, c'è un problema. Cosa? Che in autostrada forse è peggio che in città. Lo so, ma allora le strade per andare fuori città sono queste. Quindi a meno che tu poi non te ne vada in mezzo alle montagne. Nelle strade sono queste, Steph. Magari gira verso le scale una montagna. Sì, con lo questo so. Veicolo in montagna Fede è la fine del mondo, vabbè, secondo che ti me. Che ti devo dire. Ricordatevi questo pezzo. Fede ha proposto di andare in montagna. Qualunque cosa succeda è colpa sua. E appaiono pure qua. Sono sì, potevamo scegliere un'auto adatta alla montagna nel caso, Fede. Tu hai detto che questa è l'auto più bella del mondo per scappare. Adesso scappiamo con questa. Sì, Fede, ma vedi okay, che in montagna... zitto che sta funzionando, zitto. L'ho notato, però sono un po' in difficoltà. Allora concentrati e guida bene per una... No, c'è... dai, perché qua? Ma qui è impossibile che voi ci siate, no Steph, ti vede. No, tranquilla. Ti vede? Fede, vogliamo! Ecco qua che deve esagerare. E ci vede l'elicottero, ovviamente. Ciao elicottero! Fede, dobbiamo atterrare dritti. Ok, ce l'ha fatta. Ok. Ci manca solo che ci la montagna, sei d'accordo che non va bene? No, non va bene, ma ripeto, non trovo altre soluzioni. Che ci fa una moto da cross qua, vabbè. Eh beh, guarda, era da prendere, secondo adesso me. Adesso la prendo e scappo. Era da prendere, era la cosa migliore da prendere. Io l'ho vista, però avevamo detto ormai la vigilante. Certo, abbiamo detto no, che... No, ma poi è troppo lunga, cioè si incastra ovunque. Fede, ci stanno sparando, io sono bassino di vita. Lo so, anche io. Sto cercando di correre velocissimo, Fede. Il mio nuovo tentativo è andare sempre dritti correndo alla massima velocità. Vediamo se così la polizia smette di comparirci davanti, ok? Ma compare questo, sempre. Questo è un test, Fede. Questo è un test. Guarda. Continua a comparire. Ok, però noi abbiamo seminato di non sai quanto gli elicotteri. Okay, che è la cosa sempre più difficile da seminare. Quindi se noi adesso ne è comparso un altro. Vedi, compaiono. Non è che ti seguono. Se noi adesso andiamo in montagna. Ok, secondo me gli elicotteri sono troppo distanti. Okay. La polizia non riesce bene a seguirci. E potremmo riuscire spero, a scappare. Spero. Il discorso è io. Siamo esplosi. Sì, certo. La macchina stava fumando da un po' di tempo, però
Speravo fosse messa un po' meglio, Fer. Sto dando spettacolo, ho buttato giù tre elicotteri mentre impennavo tramite queste montagne. E lo so! Oh no, 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 ci stanno inseguendo gli elicotteri. No, 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 dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Fer, se uso un turbo lo sai che è peggio. Sì, è peggio, non lo usare. Lo premo? No, non lo usare, Steph. Ok, ok, io ce non la possiamo uso. Fare, la volta buona, è la volta buona. Non lo dire, Fer, non si dice. Dopo io te l'avevo detto che la montagna è il posto migliore. No, Fer, scendi. Fer. Oh, mamma mia, oh, piano. Sì, piano, certo. No, io lo uso. Ok, ok. Ti prego, finite 5 stelle, vi prego. Non finiscono più, Steph, ti stanno per vedere. Ok, ok. Io continuo a scendere. Continui a tenere. Io continuo a scendere. Guarda com'è traforata la vostra auto. Dai, ti prego, finisci. Sono mamma mia, stai volando più degli elicotteri. Ma com'è possibile che non ti vedano, Steph? Ok, piano. Ok. Piano. Ok. Oh mio Dio, oh mio Dio. Dopo due fail, cioè sapete quanto ci vuole arrivare 5 stelle ogni volta? Esatto. Dai. Dai, ok. Smettila. Ok, stai fermo. Tre tentativi, ma ce l'abbiamo fatta. L'importante era riuscirci, non con quanti tentativi. Però è andato bene, alleluia. Non si molla nulla, Consolini. Se facciamo dei video dove bisogna scappare a 5 stelle, scappiamo, noi scappiamo. Dalle 5 stelle. Non ci si arrende mai. Mamma mia. È stato uno stress incredibile. Volevo soltanto dire una cosa. Quindi, se questo video vi piace molto, mettiamo un sondaggio con la prossima location da scegliere e il veicolo con cui ci volete vedere scappare. E la prossima volta facciamo la somma di queste due cose. Quindi la location più votata e il veicolo per fuggire più votato. Esatto. Così la prossima fuga la decidete voi. Secondo me è una figata. E comunque siamo stati bravissimi. Scappare tra le montagne volando con più degli elicotteri con una vigilante è stato epico. Beh, ragazzi, lasciateci tutto. Lasciateci un like. Se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, e alla prossima. Ciao.